abbiamo cominciato a concretizzare, ripeto, rispetto al campo rom di Giugliano, che deve essere sgomberato. Non ho il cuore buono nei confronti di quelli che rubano l'acqua, la corrente elettrica, i tombini di ghisa, i cavi di rame. Mi dicono che a Singapore la polizia municipale è dotata di un nerbo di bue, e quando trovano persone, ragazzi, che sputano per terra, buttano le gomme masticate, prendono il nerbo di bue e lo utilizzano, diciamo, per massaggiare la schiena del malcapitato. Dobbiamo difenderci da alcune decisioni cervellotiche dell'Unione Europea, che ha stabilito che non c'è un'area DOC per il San Marzano. Secondo me a Bruxelles confondono il San Marzano con le zucchine, i cavoletti di Bruxelles. Ma come vi permette? Ma come il San Marzano? Dove lo volete fare? Bruxelles. Buonasera, Presidente De Luca. Quelli sì. Di Bruxelles. Sì, sì, sì. Una città nota. Sì. Scusa, tolgo questa cazzo di lampada che non mi vedo. Ma prego. Faccia quello che vuole, ma mi mettono la lampada. Vabbè, va tutto bene. Questi gatti, sì, perché sono gatti. Ma no, ma no. Solo un gatto può mettere una no, lampada. No, no, c'è stato solo un piccolo inconveniente. DNA dell'ombrello. No, ma lasci stare, guardi, sono. Una città nota, dicevo. Parlava di, ovviamente. Nel mondo per odore di cavoletti, Bruxelles. Bruxelles, si dice Bruxelles. Odore di cavoletti, sì. Che pervade l'Occidente come una moderna nuvola di Chernobyl. Sì, vabbè, diciamo. Vabbè, non c'è. Una città così grigia, sì. Che gli abitanti non hanno neanche il sorrisetto sulla faccia. Per dire, vabbè, però. Pensi che il settimanale più diffuso a Bruxelles. Sì, Bruxelles, sì. Qual è? TV Tristezza e Canzone. Ecco, però non esageri, nel senso che io capisco. Per coloro. Sì. Bevo. Beh, ah, già è vero che bevo. Mi ero dimenticato che beve. Ho fatto lo scherzo, un'aspirina. Ecco, vabbè. Per coloro che volessero avere un'idea dei connotati della, sì, commissione di Bruxelles. Sì, vabbè. Consiglio di aprire il sacchetto dell'umido. No, 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 no. Il ritratto è fedelissimo, dice. Va bene, io immagino che lei si riferisca al fatto che l'Unione Europea non voglia riconoscere il San Marzano, no, come prodotto DOC. Non riconoscere, però, il San Marzano, esatto, come prodotto DOC. Esatto. Blasfemia. Vabbè. Sacrilegio, bestemmia. No, capisco la che notizia lei ci... di acque santiere nelle chiese di Bruxelles. Bruxelles. Che al solo passaggio dei signori della UE hanno iniziato a bollire. Ma non è vero, adesso non che credo. Che ci si potrebbe fare anche due spaghetti. Sì. Mentre bolle, purtroppo a Bruxelles gli spaghetti li usano come Shanghai. Sì, ho capito, però questi stia nel... avanzi d'intonaco di un ospedale psichiatrico. Ma di smetta, non entri sempre. Forse nel... non sanno i signoretti, ecco, di Bruxelles che il San Marzano, sì, è ben più di un pomodoro oblungo. Certo, certo, certo. È una condizione dell'anima. Ma no, è un prodotto. Pomodoro qui... San Marzano è la prova, sì, dell'esistenza di Dio. Ma no, è buonissimo, eh. Ho visto con i miei, sì, occhi pomodori, sì, San Marzano camminare sulle acque del Golfo, vabbè, di Posillipo. Addirittura. Guardi, questo è stato possibile, sì, perché nel, sì, Golfo di Posillipo, in tutta la campagna, l'acqua l'ho portata, no, io. Non credo, adesso. Non esageri. Io capisco, è importante. Prima di me, ma non è, i non campani può... stavano ore, sì, nudi sotto la doccia, ma aspettando, no, un getto che non sarebbe, no, mai arrivato. Ma non credo, guarda. I gavettoni a Ferragosto, sì, si facevano con l'olio. Cosa si dici? Mettevano dentro il palloncino. Ma non credo. Le triglie all'acqua pazza erano, sì, solo alla pazza. Certo, certo. Quando lei si sedeva a tavola ordinava il triglie all'acqua pazza. Non sapendo cos'era l'acqua, arrivava una squilibrata che urlava e sono pazza e ti dava la triglia. Vabbè, senta, io capisco, però allora, intanto non è detto che il San Marzano non possa essere anche coltivato in altre parti. Che imbecilli. No, vabbè. Il coltivare il San Marzano da altre parti. Ma i, essere... i signori di Bruxelles, altrimenti dice, detti prodotto di acqua e reflue, di uno scarico di Calcutta. Ma non insista. Ma forse non, non sanno che una volta si è provato a piantare un seme di pomodoro San Marzano al nord, vabbè, per convincere il germoglio a uscire è dovuto intervenire la Digos. Ma non credo, non esageri. Che coi fucili spianati gli ha intimato, esci fuori, certo, nessuno si farà male. Ma va bene, ma... Ma il seme di San Marzano, sì, piuttosto che uscire al nord, ha preso in ostaggio gli altri semi, adesso... ha chiesto un elicottero per scappare in campagna. Certo, sì, sì. E oggi quel seme partigiano è ancora in latitanza. Per noi in campagna è un eroe. Ho capito, no, ma vedo che questa cosa la tocca molto da vicino. Io capisco San Marzano perché al, sì, nord.
sì. Eresia. E va bene. Questo ma... nord inutile, sì, periferia della Campania. Va bene, vuole privarci di tutte le nostre eccellenze, arrivando addirittura, sì, a candidare come sindaco di Napoli un Brambilla. È vero, il candidato dei 5 Stelle si chiama Matteo Brambilla. Questo... Matteo. Sì, Matteo. Detto Brambilla. Ma no, si per chiama... gli amici Brambi. Ma no, 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 si chiama Matteo Brambilla. Brambilla. Sì, Brambilla. Lo sì, sento. Sì, cosa? Lo sente, cosa? Questo suono, Brambilla, Brambilla, sì, tipico nome partenopeo. Vabbè, ma non importa. Pensi adesso, che inizialmente Filomena Marturano, sì, ma doveva non... chiamarsi Filomena Brambilla. Ma non è vero, no, guardi... Non... Brambilla, questo spacciatore, ma di, no, farine, lieviti e burri, detti anche pannettoni. Ma perché? Solo perché si chiama... Usurpatore di tarantelle, senta, Brambilla. Vabbè, lasciamo perdere Brambilla. Cambiamo argomento. Ha ragione, parliamo, sì, di quanto sono infame a Brusuolo. Di nuovo, no, lasci perdere. Piuttosto, senta, lei si è espresso molto duramente sui campi Rom di Giuliano. I Rom. Esatto, è proprio... Nomadi. Sì, appunto, i Rom, i nomadi. Detti, cioè... Sinti. Sì, si chiamano anche Sinti. Soprannominati Zingari. Sì, però... Detti anche Gitani. Vabbè, ma non... Talvolta appellati anche Giostrai. Ma vabbè, non... Ispiratori della famosa canzone Zingara, sì, di Iva Giazzanicchi, detta di Ligonchio Lacco. Vabbè, abbiamo capito, Presidente, i Rom sono loro, i Rom. Li ha detti tutti. Però... Io bevo. Siamo nel... Beva. Mi ero dimenticato, bevo. Io voglio avere il cuore buono, ecco, buonissimo, per, sì, quelli che rubano la corrente elettrica, sì, quelli, ah, che rubano, vabbè, i cavi di rame, i tombini di ghisa, vabbè, sì, quelli, sì, che rubano la crosta della pizza mentre stai mangiando. Ma chi? Abilissimi, peraltro. Ma, chi? Ma si figuri se uno ruba la crosta della pizza. Ma come si fa? Non esiste uno che... Io per loro... Non provo nessuna pietà. E ci credo. Nel, vabbè, tratto, sì, di Giuliano, tanto compreso nell'angolo tra via Pirozzi, sì, e via Rione Palumbo. Vabbè, ma non... Avevamo, sì, deposto dei cavi di rame atti a far passare il tram. Se non fosse che... Si sono fregati i cavi di rame. Magari. Ah, no? Sono fregati il tram, sti, no, addirittura. Per farci cosa, poi? Ma no... Per sostituire le loro roulotte. La roulotte. Vabbè, ma... È... Solo che questi aerei, esseri immondi... Sì. Quando hanno scoperto che non si potevano muovere senza binari, certo, si sono arrubati la stazione di Napoli. Tutta. Questi orfani d'anima, vabbè, che se, ma... fosse la Singapore, non se la passerebbero tanto bene, diciamo. Perché? Cosa succede a Singapore? Singapore, Singapore, la, sì, stella polare del firmamento, sì, della gestione, sì, dell'ordine sociale. Addirittura. A Singapore, quando uno parcheggia fuori, sì, dalle strisce blu, capita, certo, molto, sì, gentilmente, naturalmente, sì, lo obbligano ad accoppiarsi con un ariete. Ma no, io non credo. C'è un parcheggio sulle strisce blu. Ah, non è finita. Sarebbe stato bello, eh? Certo. Siamo rimasti che... Non al primo appuntamento, ci mancherebbe. Prima è obbligato a invitarlo 2 o 3 volte a cena. Aiuto. E poi a un pranzo con i genitori, sì, dell'ariete medesimo. Addirittura. Naturalmente questo per rispetto dell'ariete. Certo. Che bella cosa. Bello, bello. A però, Singapore, sì, se qualcuno inopinatamente deturpa una panchina con vernice e sì, incisione di temperino, sì, a Singapore non si scompongono. No, 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 no. Non prendono responsabile. Ah, diciamo, no, 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 no. Gli rapiscono la mamma. Ma addirittura è troppo. E se è orfano, lo fanno prima adottare. No. Aspettano che si affezioni, no, e poi gli prendono la mamma. No. Cosa che non potrebbe avvenire con i signori di Bruxelles, perché forse loro la mamma ce l'hanno ignota. Vabbè. Andrea Zalone. È in corso il processo Maugeri sulla sanità lombarda. Lui è accusato, di associazione a delinquere e corruzione. Processo Maugeri, il PM Formigoni corrotto, D'Accò collettore delle tangenti, CL fondamentale per il gruppo criminale. C'è l'ANSA, vedete? Allora, i PM dicono che tra ville, yacht e vacanze, io non ci credo, si sarebbe imbertato 8 milioni di euro. Ma io non ci credo. 8 milioni. Sono pochi, mi sembrano pochini.
Io sto scherzando, ci mancherebbe. Lui ha sempre detto che quelli erano solo regali fra amici, regalie, e io non ho nessun motivo per dubitarne. Veramente a me il massimo che mi hanno mai regalato i miei amici è stata una figurina di merda bisvalida di Vierkovod quando ho compiuto 16 anni. No, Vierkovod era un grande, ma forse ero io che avevo amici stronzi. Comunque, io devo stare attento a parlare di Formigoni, perché con lui si è sempre a rischio querela. Dunque, in questo paese lui ha già querelato tutti. La Repubblica, Il Fatto, Peter Gomez, L'Espresso, la Gabanelli, Gianni Barbacetto, editorialista del Fatto, che ha già ricevuto da Formigoni 14 querele, che è qua, scusate, un applauso a Barbacetto. Ecco, 14 querele, vero? Ok. No, perché a questo punto è stalking, non è nemmeno una querela. Ormai Barbacetto vive lì nascosto, è passato alla latitanza, sì, ha paura di riceverne altre. Formigoni, le semplifico la vita. Questa sera Barbacetto è qui, è nascosto qui. Se si sbriga ad arrivare la 15ª querela, gliela può consegnare a brevi mano. Va detto che ogni tanto, però, le querele che fa Formigoni, ahimè, gli si ritorcono contro. Per esempio, ne aveva fatta una contro il Partito Radicale, è stato condannato in primo grado lui, Formigoni, a pagare 50.000 euro. Ma lui tanto mica li paga. Come fa? È nulla tenente. Tutti i suoi conti sono vuoti. Fammi vedere. Formigoni, conti vuoti e nervi tesi. Aggredisce l'inviato delle Iene. Non paga, però è nervoso lo stesso. E non gli bastano più nemmeno le querele, ora è passato direttamente alle punizioni corporali, non so se l'avete visto. Per lui ormai CL sta per contusione e lussazione. Allora, non è nemmeno più un caso isolato, sbrocca ogni giorno. L'altro ieri al Tribunale di Milano tutti i giornalisti gli sono andati incontro per fargli delle domande, no? E lui gli ha detto: disperdetevi perché sennò vi asfalto. Ora ragazzi, guardatevi questo filmato. Io faccio un corso accelerato di lotta libera e torno. Vai! Chi ve l'ha contatto? I radicali? E voi credete ai radicali? Auguri. No, che mi togli il microfono, fammi il Lei deve essere più agile, capito? Ma lei vuole una denuncia per rissa? No, rissa, buono. No, io sono prendendo il mio gelato, eccolo qua. No, vai, al senatore! Sei irregolare con la scorrezza! Mi sta trafiggendo col gelato! Ammazza quante foto, senatore! Che mestieri infame le fanno fare. È una sfida all'ok corra. No, gli interessa. Io dico gli interessa. Preparatevi anche di meglio dal punto di vista atletico. Perché voglio dire, siamo venuti qui camminando e hanno il fiatone. Hanno metà dell'età mia e non riesce a prendere la cosa. Questo si ammetta. Ciao, bello, dai. Fa bravo. Parlo. Devo dirlo in arabo, in inglese, in francese, in tedesco, in latino, in greco. Presidente Formigoni. Mio avvocato, disperdetevi perché se no vi asfalto. Formigoni, a proposito del processo Maugeri. Che il piede, Formigoni! Sei poco reattivo, figlio mio, però, Lei è accusato di associazione a delinquere. Mi piace, è perché hai riflessi lenti la signorina. Ma perché non paghi i radicali? Sveglia. Ma c'è stata una sentenza esecutiva di primo grado. Lei gli dovrebbe 50.000 euro. Aia, occhio, Che le deve far male? Perché? Perché non smette? Perché è lento. Invece di continuare a fare querele, perché non risponde alle domande? No, aia, fa male, mi sta facendo. Mi fa male. No, non glielo do. Ma lei deve No. Deve lavorare di più sulla aerobica. Le consiglio dello spinning. Invece di farmi del male, perché non risponde alle domande? Risponde alle domande, mi fa male. Comunque fa male così, Parle del male. Calma. Si tira su, va bene. Sta bene. Le do un'altra possibilità. Respiriamo. Sono calmo. Grazie. Stia solo attento a non sbagliare. Allora, secondo i PM del processo Maugeri.
L'aveva partita, aveva solo una possibilità. Va bene, comunque risponda. Sì, infatti, secondo i PM del processo Maugeri, lei sarebbe stato corrotto dal faccendiere Pierangelo Daccò. Attraverso un vortice di società offshore. Esatto. No, no, ma non può sempre reagire così. Ma perché le fa male? Ma no, che male? Ma no, le stavo solo facendo notare che delle società offshore ne avete già parlato nel primo blocco. Ma non è un problema suo questo? Perché se fa una puntata monotematica sulle società offshore potrebbe incazzarsi Crozza, che è una testa di cazzo, glielo dico. Comunque, lo conosco, è benissimo. Però io non so se le conviene continuare a querelare sempre tutti. Sì, guardi, Presidente, quella di Cari l'ha persa e ora deve pagare 50.000 euro. No. Sappiate che se vinco quella col fatto e quella con l'espresso e poi ne faccio 5 a Gomez, anche se ne perdo 3 con Barbacetto. Brutto figlio. No, lasci stare. Va tutto bene. Dicevo, poi rilancio sulla Lasci stare Barbacetto. Mi rifaccio alla grande e vado sopra di 2000, capite? Il gioco è così, bisogna saper rilanciare al momento giusto. Quindi per lei le querelle sono un'ossessione, un po' come il gioco d'azzardo. Posso smettere quando voglio, sa? Vabbè, ma allora scusi. Io lo giuro, faccio la querela della mia vita. Ma cosa sta dicendo? E poi smetto. Le gestes sont faits, rien ne va plus. Vada via al cul. Va bene. La per me è diventata un'attività quotidiana come la pappa reale. Io la mattina, doccia, caffettine, querele, reparto di slancio. Mi scusi, ma quante querele ha in corso? 8202. Quante? Ma è assurdo. 8203. Ma perché? Ha detto che sono assurdo. Ma dai, non è vero. 8204. Ora mi ha dato del bugiardo. Il mio microfono. Calma. Voglio fare un upgrade a questo microfono. Ma perché glielo ordini? State calmi, nessuno si farà male più del necessario. Ma ci mancherebbe, ma ce l'ha preso il microfono. Stiamo calmi. Cosa fa? No. Ma è fortissimo, eh? Ma cosa fa? È un boomerang, può tornare. Lei fa la domanda, anche a lontano lo tira, quello risponde. E ritorna al volo. Però lei me l'ha rotta adesso, me lo deve rimborsare. Posso parlare? Bene, lo farei, ma sono a zero, non ho una lira, ho i conti a zero. Ma come fa a non avere niente? Sono poverissimo. Ma no, rispetto a me San Francesco era Abramovic. Ma no, la parte che lasci stare. Tra l'altro, per la Bibbia discendiamo tutti dalla stirpe di Abramovic. Però i 20.000 euro al mese che riceve come stipendio da parlamentare. Parliamo dei 20.000. No, perché quelli non sono pignorabili. Quei 20.000 euro non può prendermeli nessuno, nemmeno Gesù Cristo. Sì, stia buono. Con tutto rispetto che ho per i 20.000 euro. 20.000, però se guadagna 20.000 euro al mese, i soldi sul conto ci sono. Bene, scusi. Lo penserei anch'io. Certo. Ma li spendo tutti. Ma come fa a spenderli tutti? Arriverà fine al mese che ne avrà spesi 5.000, ma 15.000 come fa? Perché passo il fine mese all'Apple Store, ho già 940 iPad, li uso come tettoia in terrazzo. Lei è un violento, Formigoni. Ma quelli delle iene, ma lei è nervoso, Formigoni. Sta perdendo anche tutte le cause. Ce l'ha così, e poi non ci crede nessuno, Formigoni. Come politico è finito, Formigoni. Ora vi devo asfaltare. Thank you.
perché ve l'avevo detto che vi avrei asfaltato. Ma voi no, cocciuti? Va bene, rimanete cocciuti, perché? Ah, guarda com'è raggiante qui, guarda che bella che è la Boschi. No, grazie a lei questa settimana l'Italia ha vissuto un momento storico, ragazzi, La riforma c'è ed è tutto merito di Santa Boschi. Che fosse santa, comunque si sapeva da anni. Guardala qui, fatemela vedere, scusami. Guarda qua che bella. No, ragazzi, qua è bellissimo, guarda. Qui siamo ad Arezzo nel 1998, 18 anni fa, è il presepe vivente dell'oratorio. Lei è quella al centro, naturalmente, eccola lì. Era già santa da piccola, era una santa prodigio, diciamo. È strano, La Boschi è passata dal presepe vivente al Senato morente, lì nel giro di pochissimi anni. Questa foto comunque è interessante per un motivo, perché quelli che vedete intorno ora sono tutti in Banca Etruria. Ecco, solo questo. In quel presepe i magi portavano oro, incenso e derivati. No, a parte gli scherzi. Chi l'avrebbe mai detto, dai, che questa ragazzina timida e angelica in pochissimi anni sarebbe riuscita a realizzare il suo sogno? Io ce la vedo a scuola con la maestra che chiede a tutte le bambine cosa vogliono fare da grande, no? Giulia, tu cosa vuoi fare da grande? Io voglio fare la giornalista. Come? La giornalista. La giornalista? E tu, Paoletta, cosa vuoi fare? Io cosa, amore? La veterinaria. La veterinaria? E tu, Maria Elena? Io voglio distruggere la Costituzione. E ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! È stata straordinaria. Questo è il tweet che ha mandato subito dopo il voto della Camera. Fatemelo vedere. Dopo 2 anni di lavoro il Parlamento ha dato il via libera alla riforma costituzionale grazie a quelli che ci hanno creduto. Grazie a quelli che ci hanno creduto. Pazzesco, È la stessa cosa che diceva suo papà ai correntisti. Dunque, deve essere un imprinting, non lo so, che hanno tutti quelli della famiglia Boschi. Per Renzi la riforma della Boschi è il fiore all'occhiello, no? Gigantesco passo avanti, porta l'Italia nel futuro, regole rispettate, nessuna violenza alla Costituzione. A me veramente non sembrava che la Costituzione fosse consenziente. Ma se Renzi dice così, sarà vero. Nessuna violenza, che sembra una di quelle scritte che scorrono nei titoli di coda dei film, sai? Nessuna Costituzione è stata maltrattata durante la produzione di questa riforma. Ogni riferimento a principi, valori, padri costituenti è puramente casuale. Però ce ne hanno messo di tempo in questo iter, Da quando ha fatto i primi passi sono passati 3 anni. È durato come la prima guerra mondiale. Pensate che quando è iniziato l'iter c'era ancora lui. Enrico Letta. Il Papa Luciani della politica. Ci siamo? Possiamo partire? Riparte il Matteo risponde dopo qualche mese, spero che tutto sia operativo. Devo dare l'aggiorna pagina, mi sembra una cosa abbastanza intelligente, giusto? Ah no, questa era carina, dice, ti sei montato la testa e neanche ci ascolti, volevo rispondergli a questo, ma mi è scappato, come si fa a rispondergli? Vabbè, ormai l'ho perso. Perché la sinistra del Partito Democratico vuole tornare a fare opposizione? Francesco Pio Pepicello, questo è un po' complicato da rispondere. Alberto Torrini, la Fiorentina! Questo invece, purtroppo abbiamo fatto un mese di marzo che non è stato il mese migliore in assoluto. Andiamo su Twitter, dai, che se no facciamo soltanto Facebook. Insopportabile, ormai è un appuntamento fisso dei miei Matteo risponde. Massimo Corvino, hai il telefono spento, non mentire. Massimo, se sei così intelligente chiamami, se sei così convinto vedrai che è acceso, anzi però metto il vibrino perché non vorrei beccarlo. Vorrei anche ringraziare tutti i tanti trolls e fakes che su Twitter e su Facebook stanno la giornata a insultare e a offendere. Io penso che la vostra vita sia davvero drammatica. Ho fatto una legge ed è cambiato. Sì. Allora? È un reato sbloccare le opere pubbliche ferme? Bene, sono colpevole di questo reato. Venite? Dai, sono qui. Dov'è il problema? Chiaro? Tutto il resto è noia. Come diceva
il poeta? Buon pomeriggio. Leopardi, naturalmente. Presidente? Eccoci qua. Oh, perfetto. Siamo in onda? Possiamo andare? Può andare, credo di sì. Si sente il microfono? Non lo so. Funziona? Non lo so. Facciamo una prova, provo il microfono? Sì. 1, 2... La Boschia Innocente, ripeto, 1 e 2 La Boschia Innocente. Ma che prove fa? Cos'è? Una frase a cazzo, tipo, sa che la Boschia Innocente, sa la smetta, ma per favore, non usi bene, anche questo. Ringrazio tutti. Sì. Ringrazio tutti perché l'intero pianeta guarda col fiato sospeso Matteo Risponde. Vabbè, adesso tutto il pianeta. No, incredibile, persino al Baghdadi. Vabbè. Ma cosa dici? Ha dato il pomeriggio libero ai suoi per vedere. Ma non credo, guarda, non esageri. Però scusi, non sarebbe più adeguato, non so, parlare con un giornalista? L'immagine di un giornalista che fa le domande al politico è un retaggio del passato. Sicuro. Al massimo va bene per il figlio del capo della mafia che deve promuovere il suo libro. No, infatti, guardi che non è. Io vorrei sapere chi ce li ha messi di Campo dall'Orto e la Maggiore. Chi ce li ha messi? E appunto, si è dato una risposta. È su Facebook. Un presidente del consiglio amato, come me, che non ha niente da nascondere, ci mette. Cosa? La faccia, abbiamo capito. Ecco, però, perché non ha voluto incontrare i dimostranti di Bagnoli e si è pure rifiutato di recarsi a Matera? La rubrica, mi dispiace, Matteo risponde a una voce invisibile, è rimandata la prossima settimana. Vediamo subito le prime domande. Ma cosa c'è? Non riesco a seguire il flusso. Ah, ce ne sono tante. Abbiamo 1 milione di visualizzazioni nei primi 2 minuti. Mamma mia, tante. Quanto mi diverto io a chattare e twittare. Sì, si vede, sì. Se penso che a quest'ora potevo essere in una riunione con Padoan a parlare del debito pubblico, pensi che due coglioni... No, perché quello sarebbe il suo lavoro, Bene, il mio lavoro è abbassare il grande debito pubblico, ma alzare il mio credito presso il grande pubblico. Vabbè. Mettiamo un selfino su Instagram. Vabbè, se vuole, sì. Eccolo qua. Questo vale più di 1000 provvedimenti perché la gente questo chiede. No, non credo che chieda questo, non credo. No, infatti mi chiedono della Fiorentina. Qualche tema per la Fiorentina marzo non è stato un buon mese, come invece è stato per il PIL che continua a crescere. È sicuro? A questo proposito, con i gufi e con chi mi critica, mantengo alto il fair play. Bravo. Suca. L'ha appena detto. No, allora, io voglio dire una cosa, 1 milione... Sì. Vabbè. Cosa c'è? 1 milione e 700.000 visualizzazioni. Vabbè, sono tante, però... Ora io voglio avvisare tutte le agenzie di stampa che ho appena battuto come contatti il signor Frank Matano. Ma chi se ne... Ma non è una notizia, non lasci stare gli altri star. Guardi del che web. Quando andrò dalla Merkel e le farò vedere che ho più follower io di Favijay. Ma chi se ne frega? Quella si prende a sue spese tutti i nostri immigrati fino alla sesta generazione. Ma non guardi... Favijay? No, stia buono. Per scherzare. Bene, veniamo alle domande. Non mi sottraggo. Rispondo anche a quelle più scomode, senza filtri. Vediamo questo. Ecco. Renzi torna a casa. Bene. Vabbè, ci sono anche... Non ti ha votato nessuno. Ottimo. Vabbè. Poi c'è quest'altro. Stai distruggendo la sinistra. Perfetto. Però c'è... Questo no. Questo è troppo. Non si può scendere questo così in basso. No, ma lo legga. Cosa legga? Mi hanno spoilerato la puntata finale di Walking Dead. Non è un tema. Questo è terrorismo politico nei miei confronti, signori miei. Non credo. Ma qualcosa che non sia un insulto c'è, ci sarà. Sì, è pieno. Ah, è pieno. Ne prendo uno a caso. Uno a caso, vada. Debora@serracchia.ni. No, non è a caso, quella è la Serracchiani. No, c'è la foto di un vaso nel profilo. Ma cosa? Non vuol dire niente. Caro Matteo, non pensi che dopo le tue riforme gli italiani siano diventati troppo felici? Certo. Cara Debora, mi metti in difficoltà, infatti per questo suscitiamo invidia degli altri paesi. Perché non so se hai visto il re di Norvegia, non mi ha neanche dato la mano, stava rosicandoquel ma caffone. Ma non è, non eccone credo. Un'altra. Un altro caso? Viene da ma@dia.gov. C'è la Madia, è la Madia quella. Ci sono due piedini nel... Non credo, sono due piedini... Ma non guardi la foto, e c'è scritto... Matteo, non credi che i giudici della Procura di Potenza sia solo un covo di serpi rancorose? Vabbè, ma questo... Sì, Marianne... Volevo dire, ignota utente di internet... No, non è ignota, è Marianne. Ho il massimo rispetto per la magistratura e voglio rispondere così. Come?
cara procura di Potenza. Sì. Io sono qui a dire che se amare il proprio paese è un reato, ebbene sì, sono colpevole. Se avere a cuore i propri concittadini è condannabile, beh, datemi l'ergastolo. Sì, se rilanciare l'economia è da punire, serrate le catene. Se intrallazzare con le lobby dei petrolieri è da denunzia. Ok, parliamone un attimo perché non arrivo a conclusione affrettata. Ma perché? Allora. No. Ma scusi, ma... Leggiamo un paio sì. di ultime domandine. Veloce, che sì. Perché non parli della Boschi? Eh? Ah, beh, certo. Hai fatto di mettere la Guidi, ma non la Boschi. Ah. Il padre della Boschi è indagato e tu fai finta di niente. Eh beh, certo. Una vabbè, potre... basta, Facebook è un po' morto. Ma andiamo no, su risponda, Twitter. Risponda. Twitter. Vabbè, andiamo su Twitter. Andiamo su Twitter. Sì. Tu proteggi sempre la Boschi, la Boschi vede... a casa no? Vede perché tema... la difendi, la Boschi a casa. Twitter però, sa cos'è? Che ormai cos'è? È solo per giornalisti rancorosi. Ma no, ma risponda gli arti... però. Gli artisti stanno su Instagram. Vabbè, vada su Instagram. Foto della Boschi a casa, ecco. Foto della Boschi a casa, WhatsApp, la Boschi a casa, la Boschi a casa. Cosa fa? Basta. Che c'è? Matteo, vuoi che mi dimetta? No, Maria Elena. Io ti difendo sempre, anche se non lo sai. L'ho detto anche ai PM. Sentite me, semmai. Cosa fa? Tu sei Ginevra, io sono il tuo Lancilotto. Ma cosa anche fa? Se lui era figo, io sono un Barilotto. Forza, fattevi sotto. Tu sei la mia fatina, tutto riformerai. Ti vorrò bene sempre, quasi come a Carrai. Se caschi tu, anch'io crollerò poco dopo. E quei bastardi cattivi vorranno andare al voto. Però io ti proteggo dai giudici e dai giornali e di padri che fanno bancarotta su cose normali. Puoi fidarti, sai di me, che se al massimo arriva Bertini lo faremo in tre. Sarà un governissimo, solo i nostri cuori senza oppositori e te. Io vorrei soltanto che qualcuno creda che abbassiamo le tasse, che non è vero, ma così frechiamo un po' le masse. E voglio un caso via la minoranza di Bersani, a costo di stracciarli io con queste mie due mani. Buongiorno, signorina, mi scusi, ma la moto non può stare qui, devo farle la multa. L'ho voluta io qui, la faccia a me la multa. Sì, ma è destata la signorina. Sono io la signorina. Ora ti hanno attaccato, causa dei petrolieri. Sti gufi maledetti, noi li faremo neri. A cosa può servire una costituzione? Tanto bastiamo noi a fare una nazione. Questa specie di democrazia della lobby toscana, costruita su base spaziali con chi fa la grana. E Marchionne dice che... Dice, brave ragazze, state piacendo anche a me, no? Sarà un benissimo, senza più senatori e con gli adulatori che cantano lodi per te. Io vorrei soltanto che il governo di colpo non crollasse, in modo da sembrare quasi un premier fuori classe. E voglio riformare la giustizia e le pensioni prima che gli italiani dicano noi non siamo coglioni, prima che gli italiani ci cacciano a calzoni.
popolo delle meraviglie. Panama Papers. Come lo possiamo definire Panama Papers? L'11 settembre del segreto bancario? Il ground zero delle fatture? Anche perché l'IVA lì era proprio zero. Dunque, allora, la settimana scorsa hanno hackerato uno studio famoso di commercialisti a Panama City, specializzato nel creare società offshore. Sono venuti fuori tutti i nomi dei loro clienti, sono più di 14.000 provenienti da 76 paesi diversi. Tra i clienti c'era di tutto, registi, attori, calciatori, re, primi ministri, dittatori vivi, dittatori morti. Almodovar, Jackie Chan, Messi, Mohamed VI, David Cameron, Putin, Gheddafi. Il più grande sputtanamento fiscale da quando hanno inventato i soldi, cazzo. E ve lo giuro, fra quelli che nascondevano i soldi a Panama c'erano anche i familiari di Mao Zedong. Ora, io non conosco perfettamente i caratteri cinesi, ma quella scritta lì in basso dovrebbe essere Liban, se non sbaglio. Il famoso libretto rosso probabilmente era il portatore, non lo so. Allora, no, raga. Ora, per giustificarsi, ognuno si è inventato una scusa, no? Chi dice che non ne sapeva niente, chi dice di essere stato truffato, chi parla di complotto internazionale. Il vero genio del dribbling, comunque, come sempre, è stato Lionel Messi, che ha detto: non guardo, io firmo quello che mi dice papà. Non guardo niente e firmo quello che dice papà. No, è meglio che lo faccia in italiano, perché sembro Bergoglio quando faccio l'argentino. Non è cosa. Scusate, resettiamo, però è argentino, io vedo gli argentini li faccio tutti allo stesso modo. Vabbè, e sbaglio io. E io mi chiedo, ma cioè, io firmo, ma chi gliel'ha suggerito? Ma lo fa, cosa ha detto? Scusami, torna indietro un attimo. Ecco, non guardo, firmo quello che mi dice papà di firmare. Ma chi gliel'ha suggerito una scusa così? La Boschi? Cioè, no, tra l'altro, molti di quelli che hanno beccato hanno finto di essere stupiti. Beh, non è mica reato avere una società offshore. No, certo che no. Il punto però è, se non lo fai per evadere, allora perché nascondi i soldi all'estero? Cioè, no, veramente, non seriamente, e cos'è? Ti è più comodo il bancomat a Panama rispetto a quello sotto casa? Cioè, no, ma trovami un motivo, e te lo giuro, io ci credo, non sono prevenuto, ve lo giuro. Ti piace prelevare i soldi in Bermuda? Non lo so. La banca a fine anno invece dell'agendina ti regala una tanica di pina colada? Ditemelo. No, ragazzi, a parte gli scherzi, dai, ora su. Cos'è che spinge a trasferire i tuoi soldi in Centro America dentro una società fantasma? No, perché io ci ho pensato. A me viene in mente solo l'evasione. Ma io sono scemo, io sono limitato, un'altra ragione ci sarà senz'altro. Comunque tranquilli, perché fino ad ora ho citato solo nomi di persone straniere, noi italiani non è che ci lasciamo scappare un'occasione così. La più grande frode fiscale della storia, non scherziamo, dai, per noi è Natale, che cazzo. Allora, gli italiani coinvolti sono circa 800. Sono 800 gli italiani coinvolti. I nomi stanno venendo fuori a poco, eh. Per il momento ci sono imprenditori, industriali, lo stilista Valentino, il pilota Jarno Trulli, Carlo Verdone. L'altro ieri in lista è comparsa anche lei. Ecco, Panama Papers, l'Espresso, tra i nomi italiani spunta anche Barbara D'Urso. Ora, ditemi la verità. Avreste mai immaginato di vedere nella vita una lista di nomi che mette insieme Barbara D'Urso con la famiglia di Mao Zedong?
Cioè, beh, lì, ma nemmeno nell'elenco di tutti i mammiferi del mondo ti aspetti di vederli insieme. Che dici, no, cazzo, ma no, sicuramente sarà un mustelide la d'urso, non è possibile, non può stare con cosa, no? La d'urso però si difende, è un ungulato, sì. Ma anche i mustelidi non sono male. I marsupiali, l'ornitorinco. L'ornitorinco è un po' mammifero, un po' oviparo. Comunque, ma che cazzo ce ne frega? Stavamo facendo... sembra un bel fiore che fa le digressioni. Comunque, però... però la d'urso si difende. I suoi legali hanno subito chiarito. Hanno detto che la d'urso aveva aperto una società per fare un'operazione immobiliare, pare, in Costa Azzurra. Poi l'operazione non è andata a buon fine e la società è stata chiusa. Tutto bene, tutto regolare, ottimo. Operazione immobiliare, Costa Azzurra, tutto chiarito. Oh, bella anche la Costa Azzurra, eh? Scelta splendida. Però, io mi chiedo, ma scusate, se uno vuole comprarsi una casa in Costa Azzurra, che minchia gli serve aprire una società a Panama? Cioè, a parte che per andare a Mentone si passa da 20 miglia, non dal Nicaragua, no? Cosa aveva la d'urso? No, perché, seriamente, problemi col navigatore. Cioè, obiettivamente, se io devo comprarmi... Scusate. Se io devo comprarmi una casa a Nizza, vado a Nizza, no? Tu mi direi, beh, lì sei di Genova. Vabbè, ho capito. Vado lì e dico bonjour, bonjour, je cherche un bilocale. Che bel questo qui con giardinetta, mi piace. Ora vado a Genève e vi faccio il bonifico con la banca in Toise Saint-Paul. Cioè, porca di una paletta. Per comprarsi una casa, uno normale si fa un mutuo, non una società offshore a Panama. Cioè, il compromesso lo devi fare, ma non nel senso che ti devi compromettere tu. L'ho detta bene questa? Comunque, il nome che mi ha stupito di più in quella lista non è nemmeno quello della d'orso, è il suo. Luca Cordero di Montezemolo, e cosa volete che vi dica? È più forte di lui, non ce la fa proprio a stare fuori da una cosa. Se c'è una società da qualche parte nel mondo, lui ci deve essere. Magari non riuscirà a fare Roma 2024, ma Panama City 2016 gli è già venuta da Dio. Anche lui si difende, intendiamoci. Dice che prima di parlare deve guardare le carte. Certo, poteva guardarle anche prima di firmare, però. Regia, mentre io mi metto una parrucchetta offshore, me lo fai vedere il buon vecchio Luca Cordero sotto tono, triste e sulla scrivania in difensiva? Grazie. Guardi, io preferisco parlare quando avrò una visione vera delle carte e della situazione. Quello che io posso dire è oggi, in questo momento, è solo una cosa, che né io né alcun membro della mia famiglia possiede alcuna società offshore, fermo restando, premesso che è così, che le società offshore non sono illegali, ma io non le possiedo. Nessun problema, ovviamente. Grazie. Non ho capito? Vediamo le carte. Buonasera Presidente Montezemolo. Buonasera. Se intanto, vuole approfittarne per fare un po' di chiarezza. Guardi, su questa... intanto vediamo le carte. Sì, certo. Vediamo le carte. Intanto faccia vediamo un po' di chiarezza magari. Io guardi, sì. Devo dire la verità. Sì. Io ho un po' di amici, sì, che ce l'hanno. Ah, ecco, vede. Una volta, certo, mi hanno anche convinto a farlo, solo che mi è venuta una nausea. Aspetta, di cosa sta parlando? L'offshore, che vomitata, guardi. Avevo pezzi di tarchine anche nei capelli, sì, e lì ho detto, no, noi famiglia Montezemolo, sì, mai più, sì, offshore. Sì, ma no, quell'offshore, non sono le barche. Guardiamo le carte. Sì, guardiamo le carte, però parliamo di conti all'estero, non barche. Conti all'estero. Allora meglio, allora sono proprio tranquillo, guardi. Io non ho conti all'estero. Benissimo. Ne ho 11 a Milano, 28 a Roma e proprio un paio a Panama.
Ma all'estero proprio nessuno. No, scusate, Panama è in America Centrale. Eh sì, boom, ecco. Come sì? Eh sì, Panama. Panama, parlando Panama è... Ma come no? Ma è in America Centrale. Ma no, Panama è quella città dove si fa il prosciutto di Panama. Su, ma no, quella, ma cosa dice? Che si mette sul cracker, no, dai, per cortesia. No, no, sì. No, no, quella è Parma, no. Parma, Parma. No, no, vabbè. Capita di confondersi, per carità. Però quella è Parma, invece Panama. Ma si figuri. Ma come si figuri? Oh, Gesù, scusi un attimo, Giorgetto. Ma lasci stare, Giorgetto, non telefoni adesso. Ma sai che la tratta di Italo Milano-Panama forse è una puttanata? Beh, certo. No, non so se può attraversare l'Atlantico. No, aspetta che glielo chiedo, Giorgetto. Lo so, gliel'ho detto anch'io, guardiamo le carte. Mi scusi. Ma... Il treno va sott'acqua. No, non va sott'acqua, proprio sbagliato. Però saluti Giorgetto. Allora, siamo... Ciao Giorgetto! Perfetto. Oh, no, no, perché parliamo di una cosa seria, eh. È serio, perché Panama Papers... Cosa c'è? No, ma stai bene. Parliamo sta benissimo, Presidente, prima. Guardiamo le carte. No, parliamo... è una cosa seria. Panama Papers è uno scandalo mondiale... Cosa ho detto? Panama Papers. Panama Papers. Comunque, allora, negli elenchi compaiono migliaia di nomi. Lei, Putin, Cameron, no? Avrà tutta letto. Gente importante. Gente sì, col sì, grado, certo, no? Certo, certo, c'è, sì, sì. Marchionne c'è? Come? Cosa Marchionne c'è? Nell'elenco c'è? No, Marchionne io non l'ho letto, no. Che sfigato. Beh, ma adesso non è che sfigato. Lasci stare, Marchionne, non... Guardi... Beh, non deve andare a litigare, no? Già... Già far parte di un club di miliardari sì. Che non comprende Marchionne già mi inorgoglisce molto, però guardi, bene, però ecco, guardiamo sì, le carte. Guardiamo le carte, però a proposito, parliamo, torniamo a parlare dei conti esteri, no? Dunque lei non usava i conti a Panama per aggirare le tasse, no? Lo vogliamo escludere questo? Le? Le tasse, dico, lei non usava... Calma, Cosa c'è? Non parta subito con questi termini tecnici, la prego. Quali termini tecnici? Quali? Quella lì che ha detto. Le tasse, non è un... Le ecco, tasse. Non so, no, io adesso... Non sa cosa sono le tasse. Le tasse, le tasse. Allora, tanto lei sa... Lei cosa? Sa fare una gassa adamante? Cos'è? No, non... Appunto, è un nodo utile in navigazione, lei lo conosce. No, non lo conosco, ma allora cosa c'entra? Mica faccio una colpa, no? Ma una ognuno cosa... ha le sue conoscenze. No, se ma... vuole io lo insegno a fare il nodo con le cime e lei mi insegna questa ma cosa delle... Le tasse, ma le esatto. Tasse... Così ci scambiamo le informazioni. Ma le tasse... Però guardiamo le carte. Ma guardiamo prima, guardi... le carte, allora le spiego. Ma le tasse... Allora, una parte di quello che lei guadagna del suo lavoro lo deve dare allo Stato. Non può non sapere. No, aspetti, questo prego, nome l'ho già su. Sentito. Ma cosa, Stato? Ma sì, come ma no? Di cognome come fa? Ma non è, ma sarà Stato italiano? Ma lui, sì, sì. Ma non sì, è lui? Sì. Non ricordo, lo sa, forse l'ho visto al matrimonio di Iachi. Ma non è una persona, non è una persona, lo Stato siamo noi, siamo tutti. Cioè, quindi lo Stato è quel gruppo di gente che mi ha rifilato l'Italia? Beh, in un certo senso. Ma io non sto già perdendo una barca di soldi con quegli aerei lì. Cos'altro effetti... vuole da me lo Stato? Altri soldi? No perché adesso mi incazzo. No, stia calmo, stia calmo. No, guardiamo le carte. Allora, guardi, facciamo così. Sì. Se non sono d'accordo con la mia gestione delle finanze, che mi caccino pure, anzi lo dico qui davanti a tutti, mi dimetto. Ma da cosa? Di cosa? Dallo Stato. Ma non può. Lo Stato non è un'azienda. Non... E allora cos'è sto cazzo di Stato? Ma su, come lo dico, cos'è? L'associazione. Io cosa devo fare? Me lo dica facile facile. Ma non devo dirglielo compro io. Compro prosciutto di Panama. No. Io chiamo il papà di Messi. Il papà di Messi anche lei, ma perché? Perché io firmavo tutto quello che mi diceva il papà di Messi. Anche lei? Ma perché? No, non credo. Ma non è il papà di Messi che gestisce l'economia? No, no. Ma io a chi mi devo rivolgere? Su! Non si arrabbi. C'è il papà di qualcuno che mi può dare una dritta? Ma non chieda, ma lei è Montezemolo. Abbiamo il numero della D'Urso, ma Emma. Lasci, non telefoni. Guarda non che telefoni qui sta succedendo quando... un casino. Tu lo sapevi, questa cosa delle tasse? Ma lei magari sì. Tasse, Emma, è una cosa burocratica complicatissima. Sì. Comunque, per sicurezza, non comprare più prosciutto. Vabbè, senti. Guardi. Glielo guarda. Giuro, io non so niente. Ah, capito. Lei non sa niente di questa faccenda. No, non so niente di niente. Ma cosa dice? E questa no. È la mia linea difensiva, cioè? Io punto tutto sulla circonvenzione di incapace. Se, allora, io però la vedo un po' scoraggiato. Allora, cambiamo discorso. Guardiamo le carte, ecco. Però. Guardiamo le carte, ma prima parliamo della sua più grande passione. Il prosciutto di Parma? No, non odiare credo. Odiare Marchionne? Questa, la no, D'Urso? Ma no, parliamo di Ferrari, no? Finalmente è ripartito il campionato mondiale, non l'ha visto. Mi rinfreschi la memoria. Sì, adesso... Che cos'è la Ferrari?
Dai, la Ferrari. Ah, su. Quella con la forma sgraziata. No, sì, non sì, stia, sì, ma sì, non sì, stia sì. lì, la smetta. Io non sarà mica ancora dispiaciuto perché l'hanno mandata via. Dai, no, ecco. No, ma perché sembra un po' livoroso invece. Ecco. Ma oh. dai, anzi, faccio un grande in bocca al lupo. Bravo. Ai ragazzi della scuderia. Bravissimo. Io non vedo l'ora di vedere in TV il prossimo Gran Premio, di godermi bene questo trionfo di questi motori che bruciano. Ma la smetta, non stia, è gufa, lei gufa. Ha ragione, no, 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 io ho un grande rispetto allora, per questa azienda, ecco, è lì che ho imparato ecco. l'impegno e la dedizione, bello. È un valore che mi ha insegnato il grande Enzo Ferrari. Certo, e cosa le diceva? Luca, levati dalle palle, che qui stiamo lavorando. Andrea Zalone.